Allora, mamma mia, che faccia! Cioè, disastratissima. Vabbè, sì, forse riuscirò a registrare questo video. Buongiorno a tutti, eccomi dopo. Boh, non mi ricordo nemmeno più quanto tempo non registro un video parlato, insomma, in cui mi metto davanti alla videocamera, senza che sia un vlog, senza che sia niente. Non sapevo sinceramente con quale tipologia di video tornare, però volevo semplicemente farmi un attimo viva anch'io. Non sono qua, insomma, non sono morta, non è successo niente, eccetera. Ed è tuttora, insomma, un anno abbastanza pesante e duro con l'università, per me non è una passeggiata. Quindi di conseguenza ho dovuto dare determinate priorità. Appunto, in questo periodo qui devo essere sincera, è appunto l'università, quindi non ci posso fare niente. Credetemi che ne ho sofferto tantissimo perché ho detto boh, cioè quasi quasi chiudo baracca e burattini, insomma, levo proprio il canale, cioè cosa, perché no, devo continuare. E poi mi sono detta, vabbè, però voglio dire, cioè, se pubblico anche ogni tanto un video mi faccio sentire e faccio sentire comunque la mia presenza, che non sono morta e sono ancora tuttora viva, cioè non penso di far male a nessuno, no? E quindi alla fine ho deciso, ho detto, sì, va bene, dai, quando ho voglia soprattutto e tempo, perché non registrare un video? Appunto, vi ho chiesto sulle, come si dice, sulle stories di Instagram, dove comunque lì sicuramente siete più attivi, sono anch'io più attiva rispetto a YouTube, diciamo così. Vi ho chiesto appunto di lasciarmi qualche domandina, per raccontarvi un pochettino, insomma, di che cosa mi sta succedendo in quest'ultimo periodo, magari qualche curiosità che avevate, eccetera. Allora, intanto vi dico che, in questo periodo, quindi sono attualmente insomma, alle lezioni, quindi in università, ho finito appunto il tirocinio in ginecologia chirurgica. Oddio, ormai 2 settimane fa, tutto abbastanza bene, quindi sono relativamente contenta. Non ho nulla da specificare, insomma, più di tanto, anche perché lo sapete che purtroppo posso specificare, cioè, o comunque parlarne. Sempre in maniera molto presa sulle pinze, proprio perché io poi non voglio riscontri e magagne, insomma, con l'università. In generale mi sono sempre esposta, quindi parlerò quasi sempre dei tirocini in maniera molto, come si dice, in maniera molto superficiale, ecco. Perché all'inizio pensavo fosse un vantaggio, invece alla fine ho paura che poi dopo tutto ricada su di me, quindi evitiamo queste cose. Appunto, come seconda esperienza in ginecologia chirurgica, bellissima sicuramente. È un'esperienza totalmente diversa. Io lo sapete che a me non piace tanto stare con le donne in generale, anche e soprattutto in ambito lavorativo, sono una che preferisce lavorare con i maschi, perché le donne, cioè i maschi, sono meno gnegne, mio parere personalissimo in generale, però vabbè, insomma. È andata. Poi ho finito ufficialmente, tutti hanno finito tirocinio il 23 di marzo e il 25 abbiamo ripreso le lezioni. Io non vi dico, cioè, in che disagio mi sono ritrovata la prima settimana e settimana scorsa, perché ero veramente distrutta, ma ero veramente distrutta anche e soprattutto a livello sia fisico che psicologico, cioè facevo fatica proprio a concentrarmi, cioè che è una cosa stranissima, perché generalmente, cioè di solito quando vengono riprese, cioè quando ricominciano le lezioni, sai, uno è anche abbastanza un po' più allegro, che dice, ah, vedi tutti gli altri tuoi compagni che magari non vedevi da un mese e mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente quello, ok, però, cioè, vi giuro che anche il fatto dell'arrivo della primavera mi ha destabilizzata totalmente. Non so voi, ma il cambio dell'ora mi ha letteralmente fusa, e niente, insomma, questo è quanto. Poi, per quanto riguarda altro, l'esame che avevo appunto dato in tirocinio, grazie al cielo l'ho passato, e avevo paura di non averlo passato, insomma, invece poi è andata, quindi, insomma, sono soddisfazioni perché, insomma, io sono sempre una che ha sempre fatto abbastanza fatica a studiare durante il tirocinio. L'anno scorso, il primo anno, non lo facevo praticamente, non l'ho mai fatto, né nel primo né nel secondo tirocinio. Niente, diciamo che ho in vista c'è un altro esame abbastanza tostino agli inizi di giugno, e poi praticamente ho scoperto di essere nel primo blocco del terzo e ultimo tirocinio dell'anno, che
che appunto sarà una CTA in malattie infettive. Devo esprimere leggermente la mia preoccupazione per le malattie infettive. Io sarò lì dal 2 di maggio fino al 10 di giugno. E devo dirvi che sono molto preoccupata. È vero che ci sono tutte le precauzioni del mondo, è vero che uno è sempre attento, è vero che eccetera, 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 sia a livello di studio, di prestanza lavorativa, diciamo così, diciamo che è abbastanza dura lì. E soprattutto perché, insomma, cioè non dico che tutti i pazienti siano complicati, eccetera, però insomma la maggior parte sì, diciamocela così. E c'è sempre la paura poi di prendersi l'HIV, c'è sempre la paura di prendersi qualsiasi tipo di malattia, cioè io poi sono super paranoica, ma credetemi, cioè quando praticamente l'ho saputo, fino a ieri, ero piangente, cioè nel senso disperata al massimo, oh mio Dio, io, dopo essermi disperata e tutto quanto mi sono detto ok, date un attimo una calmata perché sennò tu non vai avanti, cioè non arrivi nemmeno a fine aprile facendo così, no? Sono sempre super nervosa, credetemi, cioè di un nervosismo che mi innervosisce anche vedere questa cosa qui così attorcigliata. Per farvi capire l'esaurimento nervoso che mi sta portando questa università. Io pensavo che sinceramente fosse molto più semplice, invece. Secondo me mi sono tirata un po' la zappa sui piedi. Ormai siamo qua e ce la giochiamo tutta, no? Poi va bene, ho parlato anche con insomma un po' di compagni piuttosto che il mio fidanzato e tutto. E io parto sempre prevenuta nei confronti di chiunque, soprattutto nei confronti dell'università, nei confronti delle persone che ci sono all'interno dell'università e tutto quanto, quindi diciamo che io non ho una visione molto positiva in generale di tutto quello che mi sta accadendo e di tutto quello che accadrà. Io la cosa che desidero e vorrei sarebbe finire il prima possibile. Perché sono satura di tutto, ragazzi. Cioè, c'è da dire che arrivi ad un punto in cui tiri, 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 tiri il filo prima che quel filo si spezza. E diciamo che io sono la Jalin lì. Parlando di cose un po' più carine, cos'è, a fine aprile scendo giù in Campania perché appunto la sorella del mio amoroso si sposa e infatti poi abbiamo preso il vestito, io ho preso il vestito, lui sarà il testimone, quindi insomma. Tutte queste cose qua, sono molto contenta di questo perché, cioè, quest'anno, vabbè, a parte il matrimonio appunto della sorella del mio moroso, c'è anche il matrimonio della Elena, e siamo stati entrambi invitati, io e il mio moroso. Cioè, mi fa strano questa cosa perché, se fino a qualche tempo fa uno magari pensava ai diciottesimi piuttosto che ai 25 anni, piuttosto che ai regalo di laurea della triennale, io sto notando che in effetti. Negli ultimi anni un po' di persone si stanno sposando, quindi penso che anche fra un po' quelli della mia compagnia si sposeranno, perché cioè, obiettivamente è vero, io frequento un corso dove ci sono persone che hanno 20 anni, però la mia compagnia di sempre, insomma, ha gli anni che ha e non è che siamo forever young, ovviamente. E c'è anche chi magari convive, c'è anche magari chi prima o poi deciderà di sposarsi e tutto quanto, quindi mi fa sempre un po' strano questa cosa, però soprattutto mi fa anche strapiacere perché sapete quando siete piccoli, no? Che immaginate il matrimonio come se fosse una cosa stralontana, eccetera, invece a quanto pare quasi stanno sposando tutti. Meno male che c'è ancora qualcuno che si sposa. Non che sia una priorità, assolutamente, cioè anzi, nel senso io penso che sarei anche la classica sposa, tipo con l'abito bianco e le Converse ai piedi, cioè per farvi capire, nel senso, mi interessa, ma relativamente. Però penso che sia un passo, a prescindere che uno se voglia sposare in chiesa, se voglia sposare al mare, se voglia sposare solo in comune, eccetera, 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 penso che, cioè, per me lo ritengo un passo comunque importante, ecco. Più il passo in sé che l'organizzazione, piatto o non piatto, cioè per me tutte queste cose sono abbastanza superflue. E l'importante è poi avere sempre la famiglia, il calore della famiglia accanto, ecco, anche perché comunque sia un matrimonio alla fine è anche l'unione tra due famiglie. Però vabbè, ognuno poi ha il suo pensiero, eccetera. E a parte questo. Allora, dato che mi avete lasciato qualche domandina, volevo concludere il video, insomma, rispondendo a qualche vostra domandina. E perdonatemi se mi sono dilungata, perdonatemi se in questo video fondamentalmente ho straparlato. C'è una ragazza che appunto mi scrive vacanze estive.
Cioè, che cosa avrei in programma di fare durante le vacanze estive? Io in teoria niente, nel senso che mi sono già lasciata un esame a settembre e ho deciso che finché non mi laureo non andrò mai più in vacanza. E il mio amoroso, per esempio, scende e giustamente, cioè, sgobba tutto l'anno, quindi ci sta che una persona voglia farsi le ferie, eccetera, eccetera. E io invece rimarrò qua sola come un cane perché tecnicamente non dovevo rimanere qua sola a Milano come un cane. Però i miei genitori appunto vanno nelle Filippine perché mia nonna paterna sta male. Io non penso di averne mai parlato in nessun video di questa cosa qui. Tecnicamente dovevo andare anch'io nelle Filippine. Il problema è che sempre, io in questo caso devo dire per colpa dell'università e per colpa del corso di laurea che è organizzato così, io non ho potuto decidere prima e di conseguenza, cioè, pagare per una settimana 2000 euro di biglietto mi sembrava proprio una follia, come buttare i soldi. Spero che la vita di una persona non la calcoli in base ai soldi, però c'è da dire che fortunatamente un po' mia nonna si è ripresa, però io non ho visto mia nonna materna prima di morire, l'ho già vista che era già morta nella bara e siamo andati al funerale, quindi volevo evitare questa cosa qui anche di mia nonna paterna, però per infermieristica ho dovuto fare delle scelte. Credetemi che ne soffro tantissimo. A me brucia parecchio, però io non ci posso fare niente. Devo purtroppo adeguarmi semplicemente a queste organizzazioni malsane. Quindi fondamentalmente non farò niente se non che magari andare al lago in giornata, cose così. Però penso che rimarrò a Milano a studiare sola, abbandonata a me stessa. Ti piacerebbe vivere all'estero? È una cosa che mi piacerebbe tantissimo. Diciamo che ce l'avevo, ce l'ho barra come progetto, solo che un conto è dire vabbè, sei da sola e decidi per te stesso e non devi dare retta a nessuno, ecco, diciamo che non è propriamente così da un bel po' di tempo, e però appunto mi piacerebbe fare sicuramente un'esperienza all'estero e mi piacerebbe tanto vivere all'estero, cioè nel senso, l'Italia è un paese che a me piace tantissimo, io sono nata e cresciuta in Italia, cioè a Milano. Però non lo so, sono sempre più delusa in generale da tutto ciò che mi circonda qua, sarà, non lo so. E non mi piace tutto in generale, penso che tante forme di razzismo, il fatto che tante persone siano ancora retrograde ci sono tante cose che a me non piacciono, insomma, e che ci sono e ci saranno sempre, purtroppo, ma non che siano assenti negli altri paesi, diciamo che si sente un po' meno, certe cose si sentono un po' meno. E io come non mai in ospedale, cioè, le forme di razzismo le ho sentite, ma si sentono anche all'università, cioè, purtroppo è un dato di fatto. Però spieghi cosa hai fatto dopo le superiori fino all'ingresso in infermieristica. All'ingresso infermieristica sei bravissima. Allora, intanto grazie. Io direi tutto tranne che brava nella mia vita. Ho avuto abbastanza un percorso travagliato, se si può dire così, perché mi sono iscritta prima di economia, poi ho cambiato biologia e in origine volevo fare medicina. E, diciamo che questa cosa penso che mi martellerà la vita. Nonostante appunto io sia adesso di infermieristica, sono contenta, felice, beata, eccetera. Diciamo che la professione del medico è una professione che mi ha sempre affascinato tantissimo e mi ci sono sempre proprio ritrovata. E quindi questo è il motivo per cui, diciamo, ho avuto un percorso travagliato e mi ritrovo con persone che sono più piccole di me di 6, 7, 8 anni. 6, 7 anni, diciamo così, rispetto alla mia età. Sono qua e sono contenta di essere qui. Nonostante tutto, ecco. C'è una ragazza che mi scrive: parliamo dei casi umani. Allora, no, vabbè, mi viene da ridere perché io con questa ragazza spesso parlo magari, insomma, delle relazioni, eccetera, delle sfighe amorose, diciamo così. C'è da dire che non posso dire niente perché sono più che fortunata, ecco. E anche perché non ne parlo spesso e penso che non so se ne parlerò mai. Penso che se in generale una cosa è veramente tanto bella e tanto preziosa, non c'è proprio la necessità di condividerla. Cioè, sì, da una parte, ma sempre con parsimonia, questo è quello che penso io sulle relazioni. E è una cosa che ho sempre pensato, che probabilmente in passato magari
forse non è venuta fuori questa cosa. Mi viene da ridere quando scrive parliamo di casi umani proprio perché veramente la gente è fuori di cotenna. E devo dire che devo essere, cioè, sono sincera, io sono stata molto fortunata. È il tipo di persona che io ho sempre voluto accanto. Quando c'è una canzone appunto di Fedez che dice gli opposti si attraggono ma i simili si amano. Se c'è una cosa che ho imparato in generale, no? Nella sfera sentimentale, diciamo così, che mi rendo conto anch'io che all'inizio non sapevo che tipologia di persona io cercassi per la mia vita. E nel momento in cui riesci ad individuarla, perlomeno nel tuo cervello, diciamo che ti si chiarificano tante cose. E nel momento in cui la trovi, inevitabilmente certe cose accadono, anche se magari non sei proprio per niente nel mood, cioè nel senso, quando fondamentalmente ho iniziato a frequentare il mio moroso, non, cioè entrambi, sia io che lui, non ci aspettavamo una cosa del genere, ma proprio, cioè, zero, ma nemmeno, cioè, che capitasse in un momento della nostra vita dove comunque sia, diciamo che era un periodo abbastanza difficile, e quindi, insomma, sono contenta perché poi le cose fatte piano, le cose fatte per bene. E le cose fatte senza andare di fretta, penso che. E le cose coltivate piano piano sono quelle che poi contano di più, insomma. Sono andata completamente fuori tema, però diciamo che prima di registrare questo video, settimana scorsa avevo registrato un video riguardante le relazioni, eccetera. Perché spesso mi scrivete riguardo a questi argomenti. E solo che non so se avrò mai il coraggio di caricarlo, non lo so. Fatemi sapere se magari potrebbe interessarvi. Io vi ho detto un po' quello che penso, anche quello che sto vivendo. Io penso anche che Instagram, i social e tutto quanto sia un voler continuamente ostentare. E quindi, tra l'altro, cioè, la maggior parte delle cose che vedete, raga, sono di un falso che c'è. Di un falso, ma di un falso che a volte mi cascano le braccia. Però poi alla fine le cose autentiche, le cose vere, uno se le tiene sempre per sé, soprattutto se sono belle, questo è quello che penso. E niente, insomma, questo quanto. Basta, dopo 20 minuti di chiacchierata penso di poter staccare. Io non so minimamente che tipologia di video cioè, vogliate voi vedere, quindi fatemelo sapere, scrivetemelo sotto in un commentino perché sono un attimo fuori uscita dal giro, quindi devo un attimo riassestarmi, ecco. E niente, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io sto registrando addirittura con il mio iPhone e penso che la qualità sia veramente ottima. Fatemelo sapere anche voi, mi garba. Niente, ci vediamo in un prossimo video, io vi mando tanti baci. Cheers!